Ciao artisti, e benvenuti sul Davide Joke Channel, arte a 360 gradi. Lo so, purtroppo sto andando molto a rilento in questo periodo, e mi dispiace parecchio, ma capita anche che per me YouTube è un hobby, non una professione, e quindi mi devo barcamenare tra impegni vari ed editare i video quel poco tempo libero che mi rimane. Però penso di aver trovato una soluzione, almeno per un po' di tempo. E il video di oggi ne è il risultato. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. L'avete notato subito, Leo. Ci scommetto 1 miliardo di euro che avete captato lui prima di me. Esatto, il video di oggi riguarda il celebre urlo di Edvard Munch. Però... l'avete guardato bene? Non notate qualcosa di insolito? Tutte quelle linee irregolari che si intersecano e si collegano lungo tutta la sua superficie come fossero delle tessere? Proprio così! È un puzzle! Adoro fare puzzle! Per cui ho deciso di unire l'utile al dilettevole. Ma non perdiamo altro tempo e godetevi la soluzione con la mia telecronaca! Perfetto! Innanzitutto, per risolvere un puzzle bisogna sempre partire dai bordi. Li si riconosce facilmente poiché sono i pezzi con uno o due bordi lisci, senza rientranze o sporgenze. Vi consiglio di cercare subito le quattro tessere con due bordi lisci. Quelli sono i punti di congiunzione tra due lati. Qui sono stato agevolato perché il sito fa già capire dove vanno collocati i pezzi, non c'è bisogno di ruotarli. Tra l'altro questo sito, che si chiama Jigsaw Explorer e di cui vi lascio il link in descrizione, ha un pulsante sull'interfaccia che permette di rendere visibili soltanto le tessere dei bordi e quindi di lavorare con più facilità. Bene, una volta che avrete incastrato tutte le tessere dei bordi, bisognerà passare all'interno. Per agevolare il lavoro, guardate attentamente i colori predominanti dei vari pezzi e metteteli in gruppi ben distinti. Io ad esempio adesso voglio cominciare dal cielo. È per lo più rosso-vermiglio con delle punte di arancione, giallo, verde acquamarina e bianco delle nuvole. Ah, tenete sempre a portata di mano il modello di riferimento. Io in questo caso ho una foto in formato PNG, ma magari voi avrete il coperchio di una scatola se deciderete di comprare un puzzle. Bene, adesso devo comporre la parte più in basso del cielo, la linea dell'orizzonte, e una porzione di mare. Il primo, come potete vedere, è di un blu molto scuro, mentre il secondo è un'alternanza di zone grigie e dello stesso blu del cielo. Si capisce subito che è il mare perché si scorgono due sagome molto stilizzate di due imbarcazioni. E nel frattempo sono anche riuscito a mettere assieme le tessere che raffigurano i due uomini sul lato sinistro. Ecco, a questo punto le cose iniziano a complicarsi leggermente. D'altronde, se si comincia con i pezzi più semplici, mano a mano che ci si avvicina alla fine, ci si ritrova ad avere a che fare con tessere che ci mandano un po' in confusione. Comunque, sono riuscito a comporre già una parte del corrimano del ponte e la testa del personaggio urlante, che poi sarebbe lo stesso Munch. C'è da dire che la pavimentazione del ponte e la parte rimanente di mare si assomigliano molto dal punto di vista cromatico, ragion per cui mi sa che dovrò tenerle per ultime e dedicarmi al corpo dell'uomo che sono il parapetto. Ma, contrariamente a quello che pensavo, sono riuscito a finire prima il mare. Ultimo consiglio che vi do, a volte, provate a mettere assieme le tessere non per colore ma per forma, ma ne parleremo meglio la prossima volta. Perfetto, siamo quasi alla fine. Ultime tessere per comporre la strada e... fine. Beh, che dire. So che un puzzle di questo tipo sarebbe stato un po' più adatto in un periodo come Halloween, però è il primo che mi è venuto in mente. Ma tranquilli, la prossima volta vi porto un quadro dalle tematiche per me, ok? Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto... lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Ciao!